Salve, nuova pillola di AutoCAD, comando poligono. In AutoCAD è possibile con la costruzione di un poligono regolare in modo automatico. Eh, come, ehm, come è possibile, come si può costruire questo poligono? Quindi aiutiamoci con la ruota grafica, quindi andiamo a vedere gli schemi grafici. Allora, il poligono può essere costruito in modi diversi con il comando poligono appunto. E allora, il primo modo, è in modo standard, ecco, è quello iscritto in un cerchio. Allora, per, per costruire il poligono in questa modalità cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del numero dei lati, ovviamente, no? Cioè dire 6 lati, un esagono, 7 lati, un ottagono, 8 lati, un ottagono e via dicendo. E poi abbiamo bisogno di due punti, eh, P1 e P2, P1 che rappresenta il cerno del cerchio e P2 che definisce il raggio ossia la distanza P1 P2 eh, definisce il, il cerchio che circoscrive il poligono cioè il poligono è iscritto in questo cerchio oh, nel, eh, nell'inserire il secondo punto quindi, andremo, a questo, eh, sì, andremo a definire questo poligono regolare con un vertice che coincide con P2 quindi viene ruotato questo poligono eh, con un vertice eh, coincidente con il punto, con il secondo punto. Eh, quindi per questo tipo di costruzione, cioè con eh, il poligono quindi scritto in un cerchio, eh, c'è anche un'altra possibilità, una variante. Andiamo a vedere eh, con la successiva slide. Ecco. anziché definire il secondo punto possiamo definire il raggio direttamente, cioè inserire il valore numerico che rappresenta il raggio. Quindi il raggio può essere inserito con due punti, P1 o P2, oppure con un punto e, inserir e inserire invece il raggio con la tastiera. In questo secondo caso, cioè se inseriamo il raggio eh, inserendo la distanza, ehm, come viene ruotato il poligono? Non abbiamo il secondo punto, quindi non è possibile, non è possibile no? in, in, diciamo, ehm, orientare. Orientare il poligono. Allora in questo caso l'AutoCAD orienta il poligono con un lato parallelo all'asse x. Ecco qui abbiamo messo il riferimento degli assi x e y. In questo caso quando andiamo a definire un, la, un raggio, il raggio, andiamo a definire il raggio non no, col secondo punto bensì inserendo il valore numerico, il poligono viene disegnato con un lato che è parallelo all'asse x del sistema, ehm, sistema di coordinate e sì. allora quindi andiamo a vedere subito le richieste allora dobbiamo inserire nella eh, finestra della riga di comando il comando poligono e la prima richiesta è di citare il numero dei lati, quindi dobbiamo inserire un numero, qui l'AutoCAD accetta numeri con un minimo di 3 ovviamente e fino a un massimo di 1024, cioè possiamo costruire addirittura un poligono con un massimo di 1024 lati. Oppure eh, tra le prende singolari vediamo il numero di lati, il valore di default e che qualora sia, eh, sia il valore quello che dobbiamo inserire possiamo confermarlo semplicemente inserendo invio anziché di citare il numero. Poi cosa ci chiede? Ci, ci chiede specificare, come abbiamo visto, centro del poligono, quindi dobbiamo definire il centro del poligono, che è, che è, che è, centro del poligono quindi il centro del cerchio. E quindi dobbiamo inserire un punto. Dobbiamo inserire un punto, sì poi successiva richiesta di digitare un'opzione. Ecco, qui si divide, dopo andiamo a vedere l'altro modo, infatti, si divide in due strade. La procedura qui parliamo ancora di procedura standard, cioè non abbiamo inserito nessuna opzione. Quindi eh, stiamo seguendo le richieste che vengono fatte di default. Quindi abbiamo detto inserire un punto, poi una volta inserito il primo punto si divide in due strade e ci chiede appunto di eh, scegliere la strada la, una delle due strade. Allora, quali sono queste due strade? Allora, la prima strada è quella che abbiamo visto iscritto in un cerchio, nel cerchio, la seconda strada naturalmente è circoscritto attorno al cerchio. Ora, adesso andiamo ad analizzare iscritto nel cerchio. Quindi inseriamo la lettera I per scegliere eh, sì, l'opzione scritta nel cerchio e successiva richiesta specificare il raggio del cerchio. Ecco, a questo punto il raggio possiamo inserirlo come abbiamo visto in due modi diversi. Cioè possiamo inserire il secondo punto, inserire un valore oppure inserire direttamente il valore, eh, sì, inserire il valore per raggio. Allora, andiamo a vedere in AutoCAD eh, come, come, eh, come funziona. Allora, andiamo a vedere quindi questa costruzione. Cioè, la costruzione eh, del poligono iscritto in un cerchio. Quindi, per prima cosa, costruisco un cerchio. Quindi seleziono eh, cerchio, seleziono un punto del centro che, de che rappresenta il centro e inserisco un cerchio con raggio, non so, 500 netto video. Ipotesi, ok, oh, poi ho bisogno dei due punti. Anzi, innanzitutto, prima eh, tolgo questa griglia che non mi, eh, non mi serve quindi dalla, dalla barra di stato disattivo la griglia poi ho oh, poi eh, individuo due punti un primo punto che rappresenta il centro del cerchio quindi inserisco linea ok eh, vado a selezionare lo snap centro ok e poi quindi vado a trovare il centro del cerchio questo è il primo punto secondo punto abbiamo detto che è un punto della circonferenza quindi seleziono nuovamente linea, seleziono questa volta lo snap ehm, lo snap vicino e quindi vado a trovare il secondo punto anzi poi scrivo proprio allora lo scriviamo quindi scriviamo punto 2 qui no, P2 come abbiamo visto nella figura allora sposta sposto P2 che è la fine di questa linea, e poi P1 che è la fine dell'altra linea, che rappresenta il centro eh, del cerchio. Il centro, il centro del cerchio, sì, centro del cerchio coincidente poi con il centro del poligono. Sposto con Banner, lo metto qui a sinistra, ok. Poi allora cambio di colore questa volta perché per non confondersi con il cerchio. Inserisco un colore giallo, ok. E inserisco il comando poligono, poligono, ok. La prima richiesta, ecco di citare il numero dei lati, 4, magari voglio costruire, non so, un esagono. E quindi inserisco 6. Oh, poi, cosa ci chiede? Specificare il centro del poligono. Ecco quindi il centro del poligono: abbiamo detto che è questo punto che rappresenta, l'individuato qui dalla fine della linea. Attenzione, qui per selezionare questi punti, no, come impostazione, torno a ripetere qui nella impostazione degli OSNAP. Allora, vado ritorno ancora su questa barra degli OSNAP, Ultima, ultimo pulsante, impostazione OSNAP quindi deseleziono quindi tutto così riparto eh, rinserisco nuovamente gli osnap quindi con quali osnap eh, opero con fine e intersezione, questi sono i due osnap, solitamente quelli più gettonati, più richiesti, quindi questi li lascio eh, selezionati e quindi ok, quindi quando eh, devo andare a selezionare la fine di una linea, automaticamente trova lo snap fine, senza, che, senza tornare a ah, selezionare lo snap e quindi la barra degli osnap. Allora, quindi abbiamo detto selezionare il primo punto e quindi devo selezionare il cenno del poligono e quindi seleziono questo punto. Ecco poi la strada, le due strade che si dividono. Eh, quindi la via che si divide in due strade. Quindi abbiamo detto iscritto nel cerchio e circoscritto intorno al cerchio e tra le parentesi angolari infatti vediamo che poi è selezionata e impostata per default la i cioè iscritto quindi confermo questa opzione con invio ecco vediamo in modo dinamico quindi l'esagono abbiamo scelto sei lati e quindi la costruzione è un esagono e quindi vediamo che la rotazione ehm, l'orientamento di questo ehm, di questo esagono appunto vediamo lo vediamo in modo dinamico è, ehm, dipende quindi dalla scelta del secondo punto quindi allora se inserisco questo secondo punto p2 qui che ho disegnato individuato con la linea l'esagono quindi viene un vertice dell'esagono viene appunto a coincidere con questo punto e questo è il primo modo per costruire ehm, sì per costruire il il poligono, però, possiamo, abbiamo detto, anziché dare due punti, un punto e un raggio. Quindi, allora, ricopio questa costruzione. Quindi copio, ok, senza copiare l'esagono. Ecco, quindi adesso vado a costruire il poligono. Questa volta non con due punti, ma con un punto e un raggio. Quindi, allora abbiamo detto: inserisco poligono: poligono, sì. allora. Di comando poligono, ok. Numero di lati 6. Ecco, conserva l'ultimo valore immesso. Abbiamo inserito 6, quindi ora ci ripropone nuovamente, ci ripropone 6. Quindi inseriamo 6, conviamo, confermiamo 6 con invio. Centro del poligono. Quindi inserisco seleziono il P1. Ora, anziché selezionare, anzi, qui dobbiamo sempre inserire iscritto per scegliere quindi eh, questo metodo, iscritto, non circoscritto, iscritto, quindi confermiamo le tre icone, invio specificare il raggio del cerchio, ecco, anziché specificare questa volta con eh, lo strumento di fondamento, quindi andare a selezionare il, il secondo punto, vado a inserire il raggio che abbiamo detto essere 500 per questo cerchio 500 con la tastiera quindi 500 invio ecco la differenza la differenza tra questi due modi no? il primo modo quindi il vertice va a coincidere col secondo punto un vertice del poligono cioè il poligono viene rendato in modo, che, in modo tale che eh, un vertice coincida con il secondo punto inserito mentre siccome nel, nel inserire un raggio un valore numerico del raggio non abbiamo il secondo punto cioè questo secondo punto non l'abbiamo utilizzato. Abbiamo utilizzato quindi lo cancello. Cancello ecco utilizzato semplicemente un punto e un raggio, ovviamente, eh, l'autocard dispone, eh, orienta il poligono con un lato parallelo al, alla, alla, di, alla direzione X del sistema di coordinate corrente, ecco, con un raggio, con, eh, no, un, raggio, con un lato parallelo alla direzione X. andiamo a vedere l'altro modo eh, per costruire il poligono. Eh, quindi ritorno alla grafica. Allora, ecco, abbiamo visto quindi eh, la costruzione di un poligono regolare iscritto in un cerchio, ora vediamo invece la costruzione di un poligono regolare circoscritto intorno a un cerchio. Anche qui abbiamo bisogno della eh, procedura analoga, quindi abbiamo bisogno di, di, di Abbiamo bisogno del numero dei lati per definire il tipo di poligono, se è un esagono, un ettauno, eccetera, eccetera. Quindi lati numero 6, 7, 8, eccetera. Quindi anche qui abbiamo eh, possibilità di inserire un minimo di tre lati naturalmente e un massimo di 1024 lati. Poi abbiamo bisogno di due punti. Il primo punto P1 che definisce il centro del cerchio e quindi anche il centro del poligono. Il secondo punto invece che definisce il raggio P1P2 del cerchio. Eh, quindi andremo a costruire un poligono che viene circo, eh, circoscritto a, intorno a questo cerchio. Quindi, in sostanza, per chi non è al digiuno di geometria, stiamo definendo l'apotema con, con la distanza P1-P2. Oh, quindi, anche qui in questo caso il poligono viene orientato eh, in base alla scelta del, punto, eh, del secondo punto di P2, e quindi il lato. Eh, viene a trovarsi eh, un lato diciamo, viene a trovarsi questo poligono, il centro di un lato viene, viene ad essere ehm, viene a coincidere con, il, eh, con P2 e ad essere ortogonale alla distanza alla linea P1 P2 quindi inserendo Costruendo anzi il cerchio con, questo, con due punti, andiamo anche a orientare il poligono. Diversamente, come abbiamo visto anche per il cerchio, per il poligono iscritto, possiamo invece definire anziché il secondo punto: possiamo, ehm, possiamo immettere, immettere direttamente il raggio, no? senza, senza inserire il secondo punto. Che anche qui, in questo caso, non avendo definito il secondo punto, l'orendamento di questo poligono ehm, sarà tale che un, rato, un lato di questo poligono è parallelo alla direzione x del sistema di eh, coordinate correnti. Ora andiamo a vedere le richieste anche per questo modo di costruire il poligono. Quindi rimane la procedura identica alla prima, eh, cambia naturalmente solo l'ultima parte quando ci chiede di citare un'opzione dove abbiamo a disposizione iscritto nel cerchio o circoscritto intorno al cerchio, naturalmente dobbiamo inserire la lettera C di Como per selezionare l'opzione circoscritto intorno al cerchio e poi le richieste sono le stesse, specificare il raggio del cerchio e quindi possiamo inserire o un secondo punto oppure inserire un valore e quindi andiamo a vedere adesso in AutoCAD allora per questa costruzione anzi cambio di colore questa volta inserisco verde anziché giallo eh, riutilizzo gli stessi cerchi no anzi ne faccio una copia allora queste due costruzioni le copio e le parcheggio qui alla mia destra poi cancello quindi cancello questi due esagoni ok cancelliamo e poi costruiamo allora il cerchio questa volta il poligono questa volta circoscritto al cerchio quindi come dobbiamo fare quindi abbiamo detto allora, inseriamo il comando poligono ok allora, citare il numero dei lati, questa volta cambiamo, anziché l'esagono, non so, vogliamo costruire un etagono con 7 lati. 7. Allora, specificare il centro del poligono, quindi definisco, inserisco, diciamo, seleziono, ecco, la fine di questa linea che eh, fa da segnaposto per il punto p 1. Quindi inserisco il punto, il più 1, il primo punto, che corrisponde al centro del cerchio. E poi ecco qui la l'opzione che dobbiamo scegliere no? possiamo inserire abbiamo detto o iscritto o circoscritto ora inseriamo lettera c di como per selezionare il circoscritto e poi ci chiede specificare raggio del cerchio che come abbiamo detto possiamo dinamicamente eh, con lo strumento di puntamento selezionare il secondo punto qui nella figura p 2 quindi se seleziono questo punto vedremo l'ettagono, cioè questo poligono di sette lati quindi come abbiamo visto nella, nella slide essere orientato con il centro di un lato coincidente con, ehm, coincidente con P2 no? e il lato essere ortogonale alla, alla direzione P1 P2 quindi P1 P2, ora traccio una linea per individuare questa questo, questo raggio, quindi questo lato quindi questo lato che è ortogonale risulta ortogonale a P1 più P2 e con eh, il centro del lato il con P2 vediamo invece eh, l'altro modo anche qui per eh, costruire questo poligono circoscritto intorno al cerchio eh, dove definiamo non, de non inseriamo il secondo punto ma inseriamo il valore del raggio Ora mi sembra che questo raggio non ricordi bene, vediamo le proprietà con CTRL 1: ha un raggio sì, di 500 nanometri dal video. Infatti, sì. quindi cosa facciamo? Allora, inserisco ancora una volta poligono: poligono, ecco, il numero dei dati 7, oramai per default conserva, eh, ha memorizzato 7, quindi confermo invio per, essere, per, per confermare 7. Eh, specificare il centro del poligono, quindi anche qui seleziono P1 per il centro del poligono. E inseriamo C, anzi, ora C è l'opzione default. Quindi inserisco invio per confermare C. E specificare il raggio del cerchio, ora anziché andare a eh, inserire un secondo punto, inserisco la, il valore del raggio con, eh, con la tastiera. Quindi inserisco 500 unità video, ecco, quindi vediamo la differenza. Il rendamento. No? I due poligoni sono uguali, solo che il secondo, questo eh, costruito. Per ultimo ha un lato, un lato orientato nella direzione x del sistema eh, di coordinate corrente.